da questo Siracusa? Evidentemente sì, onore ai vincitori, l'hanno meritato, hanno usato i loro mezzi, c'è la foga, l'agonismo, sono stati facilitati, sono passati in vantaggio subito, quindi diventa un attimo più difficile. Senza scusanti, loro sono abituati nel campo, hai visto i miei, scivolavano continuamente, è inutile chiedere a martedì, sistemiamo le scarpette, le cose, però è così. Però nella sommatoria della partita noi abbiamo tenuto più campo nel secondo tempo, infoltendo il centrocampo e le linee offensive, bastava un golletto per riaprire tutto e probabilmente avremmo potuto, senza certezza, tentare di fare la nostra la partita. Ci abbiamo provato, probabilmente l'impatto non è stato quello adeguato contro una squadra importante che fa dell'aggressione la propria forza, lo sapevamo, io ho fatto un errore, poi forse abbiamo fatto qualche errore di signorilità, io non l'avrei fatto, cioè buttare tanti palloni fuori, perché loro hanno usato determinati mezzi che sono anche leciti nel calcio, noi ci siamo caduti, te lo dico onestamente, dando i meriti agli avversari, che giustamente al mister Bianco, non agli avversari, al mio amico Gigi Cavallo, che sono andati avanti. Credo che nell'ottica dei 90 e passa minuti, se avessimo pareggiato e continuato di supplementare, non staremmo qua a parlare allo scandalo nella sommatoria dei 100 minuti. Anche se non è che avete creato poi molti pericoli per il portiere avversario. Attenzione, creare pericoli, parate importanti per Saia, probabilmente no. Però i palloni che si fermano in una mischia a 50 centimetri da un piede che la può mettere dentro, questo ne abbiamo create tanti. D'altro canto non era semplice con un terreno del genere a girare e trovare la manovra semplice con loro che si sono arroccati dentro l'area di rigore. Io in questo senso dico che probabilmente in 90 e passa minuti, probabilmente in modo così, abbiamo preso campo per 60-65 minuti. Quindi nella voglia di ricombattarla la partita c'eravamo, però di fronte avevamo una squadra che ha lottato invece metro su metro per non concederci il pareggio, dato che erano passati un gol avanti, e dobbiamo fare solo i complimenti agli avversari e prendere atto del risultato finale. Mister, da dicembre a oggi comunque non si butta il tuo lavoro e il lavoro del team e anche i ragazzi che comunque hanno accettato questa grande sfida, perché tu hai solo gestito metà campionato. Sì, in metà campionato siamo riusciti ad arrivare alla finale regionale, poi una finale regionale è una partita con determinate situazioni, ambientali, non di signorilità o cose, no, per carità, che eravamo un gruppo di gente che ci conosciamo, ognuno usa i propri mezzi, il palcoscenico era quello che secondo me poco adeguato per vedere una partita di calcio normale, me la prendo solo con i miei che cadevano per terra, mi hanno detto che abbiamo preparato le scarpette, cioè, ma quelle allora come mai no? Evidentemente hanno anche ragione i miei, quelli erano più abituati a allenarsi in questo tempo. Comunque è una stagione da dare una giustificazione per una città come Siracusa che ha sempre quasi sempre i lividi di delusione, no? Ma la città merita tutto il rispetto e tutta la considerazione. Giustificazione nella misura in cui io sono partito da una squadra che era nei play-out e mi sono giocato la finale regionale, dico magari mi ripetessi al campionato tutto l'arco del campionato preparando la squadra e facendo questi numeri. Noi abbiamo giocato con la squadra che ho approntato io mezzo campionato e siamo qua a rammaricarci di uno spareggio, ripeto, non ne cerco giustificazione né alibi, che forse poteva essere affrontato meglio da parte nostra, ma in condizioni ambientali, sia come gente che assistessero allo spettacolo,
in terreno di gioco paritario, che per noi era da handicap, però questo non significa che il mister Bianco ha rubato niente, il mister Bianco ha fatto la sua, va avanti con merito. Io ho dato la mano a Gigi e ad alcuni ragazzi di loro che mi sono particolarmente mi hanno particolarmente impressionato, quindi parliamo di sport e di calcio, questa è la mia analisi. Nella gestione di tutto l'anno io sono e rimango sempre orgoglioso di aver preso questa patata bollente del Siracusa, che in momenti non sospetti ho detto noi faremo i playoff, noi abbiamo fatto la finalissima e con un po' di rammarico non l'abbiamo superata.